All'inizio tutti pensarono che fosse stato investito da un'auto pirata. Il cadavere di Antonio Buono, 34enne di Castel San Giorgio, fu trovato nelle prime ore del mattino del 26 settembre al centro della carreggiata di Corso Claudio a Rocca Piemonte. L'ipotesi dell'investimento sembrò quella più probabile: sul corpo nessuna ferita d'arma da fuoco e da taglio, solo un trauma toracico nella zona posteriore ed un trauma cranico. Ma questo non ha fermato le indagini che hanno portato i carabinieri del nucleo operativo del comando di compagnia di Mercato San Severino e della stazione di Castel San Giorgio a smentire l'originaria ipotesi di omicidio colposo da ricollegarsi ad un pirata della strada. In pratica si è accertato che il decesso di Antonio Buono sia invece da ricollegarsi ad un'aggressione. La notizia rappresenta una conferma di quanto già indicato dal medico legale, che in sede di autopsia riscontrava sul corpo del defunto numerose lesioni riconducibili non all'investimento di un'autovettura, ma appunto all'atto di violenza di una o più persone. Ora si dovrà capire chi e perché scatenò la violenza omicida sul giovane 34enne di Castel San Giorgio. La vittima fu vista per l'ultima volta in vita a Rocca Piemonte. Ed è proprio da lì che i carabinieri sono ripartiti per cercare di chiudere le indagini su cui al momento c'è il massimo riserbo. Allo stato gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, quanto al plausibile movente, nessuna pista è esclusa.